Benvenuti amiche nel mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio che te, che mi stai guardando, dimentichi l'idea che creare uno smokey eyes, creare un trucco alla tua età, cioè quella di avere 50 anni e più, ti possa far sentire un mascherone. Oggi, attraverso questo tutorial, ti faccio vedere che stai sbagliando, pensi male e che se ami truccarti lo devi fare e non devi avere nessuna paura di realizzare uno smokey eyes elegante, bello, che potrai indossare con tranquillità. Ci sono sette piccole regole che oggi ti farò vedere, che seguirai con me passo passo e vedrai che il trucco finale sarà perfetto. Quindi smetti di pensare che siccome hai 50 anni o forse 60 non puoi truccarti. Non è assolutamente vero. Esistono piccole accortezze che riuscirai a fare in modo veloce e semplice e che ti renderanno diversa e bella e vedrai che non la penserai più in questo modo. Sì, perché il mio canale in effetti è nato per questo, per farvi ricredere, per darvi l'opportunità di prendersi cura, di prendervi cura di voi stesse e di realizzare dei make-up non troppo elaborati, non artistici, ma giusti per voi. Quindi ecco, ci sono per darvi una mano e per aiutarvi. Quindi oggi vediamo queste sette regole. E vediamo passo passo come realizzare un make-up. Avevo chiesto a delle amiche se si volevano prestare a realizzare questo make-up, ma tutte si vergognano, non vogliono apparire e quindi lo farò su me stessa. La prima regola chiaramente è la skincare, quindi preparare la pelle per il trucco. Quindi il primo passo è quello di andare a detergere la pelle, di andare ad applicare una crema da giorno che sia leggera, quindi la andiamo ad applicare per rendere la pelle idratata, la andiamo ad applicare bene, sempre dopo aver deterso, eh? Quindi mi raccomando, pulite sempre bene la pelle. E fate in modo che arrivi una bella tela al trucco. Perché è importante? È importante anche un contorno occhi. Quindi, magari se lo avete, un contorno occhi effetto lifting vi aiuterà tantissimo. Quindi, quando sapete che dovete realizzare un make-up, mi raccomando, un contorno occhi effetto lifting vi aiuta davvero. E poi il passo successivo sono i patch occhi. Quindi i patch occhi vi aiutano tantissimo perché vi danno una grande mano a sgonfiare eventuali borse o eventuali occhiaie. Quindi non dimenticate mai di avere un prodotto di questo tipo. Vi aiuteranno tantissimo. Quindi, prima di ogni make-up, magari non il make-up quello magari di tutti i giorni, un make-up che volete realizzare per un'uscita, per un evento, per stare con le amiche, per un party, per un picnic, non so, per un evento in particolare, mi raccomando, i patch occhi vi potranno dare sicuramente una grande mano perché vanno a sgonfiare e vanno a mantenere quell'aspetto giovane, no? All'occhio. Mentre attendiamo appunto l'effetto dei nostri patch,
Il secondo passaggio è quello di preparare la palpebra, quindi fate attenzione. Un buon primer per la palpebra è essenziale per far sì che la palpebra sia asciutta, non troppo oleosa e neanche troppo effetto bagnato. Quindi un primer è sempre molto utile ed è indicato in questi casi. Quindi applicatelo. Se non vi trovate un vero e proprio primer per la palpebra, potete utilizzare il vostro correttore, che sapete, il correttore, l'ho detto tante volte, ha tanti utilizzi. E quindi mi raccomando, il primer è essenziale proprio per andare a rendere la palpebra omogenea, pronta a ricevere il make-up. Dopo aver applicato il primer, dobbiamo fissarla perché deve essere tutto ben asciutto e liscio. Questo sempre se, ad esempio, non utilizzate prodotti in crema. Quindi prendiamo la nostra cipria. E andiamo a fissare il nostro primer. Fissiamo bene e quindi in questo modo stiamo preparando la palpebra e vi garantisco che se seguite queste piccole regole il trucco verrà perfetto. Queste tecniche, queste regole sono sicuramente adatte per un trucco in polvere, non in crema. Quindi una volta che avete fissato con la cipria, non potete andare con prodotti in crema sopra perché rischiate appunto di fare pastrocchio. Quindi mi raccomando, decidete sempre prima quello che dovete fare. Se volete utilizzare prodotti in crema, dopo il primer, non fissate, mi raccomando. Fate sì che la palpebra sia ben asciutta, in modo che gli ombretti che andiamo ad applicare scorrano bene. Il terzo passaggio è scegliere la tavolozza colori giusta, quindi scegliete la vostra colorazione. Allora, lo smokey eyes non è assolutamente detto che deve per forza essere nero scuro, per forza, assolutamente. Per smokey si intende qualcosa di sfumato, qualcosa che ci dia profondità, quindi non deve essere per forza un nero o un grigio scuro, ok? Per fare questa tipologia di trucco, io ho scelto la mia tavolozza preferita, che è I Need Nude Palette di Natasha Denona. Eccola qua, bellissimi questi colori, tutti nude, molto belli. E la prima cosa che dovete fare per creare questo make-up è quello di trovare un colore di transizione e andarlo ad applicare nella vostra piega. Quindi andiamo a prendere prima di tutto un pennello da sfumatura. Ho scelto un pennello di Mulac, eccolo qua. Dalla palette di Natasha Denona vado a scegliere un colore che si chiama Talpa in realtà ed è un colore sempre di transizione e questo si chiama Tender, eccolo qua. Non so se vedete la colorazione, spero di sì, eccolo, perfetto. Lo prendo con il pennello. Un'altra cosa che dovete fare, come vedete, non ho messo ancora la base, quindi cercate sempre di truccare prima gli occhi, poi dopo la base. Quindi prendete il vostro ombretto e andiamo a sfumarlo nella parte della piega. E lo sfumiamo con la tecnica, come dico sempre, tergicristallo, cioè questo movimento. Per ora abbassiamo l'occhio e facciamo questo. In questo modo. E quindi entriamo proprio
nella piega. Poi ad occhio aperto, state così, ferme, ad occhio aperto, vedete dove alzarvi, quindi dove volete arrivare con la sfumatura, ad occhio aperto. Anzi, forse la posizione giusta in realtà è questa, eccola. Quindi qui. E qui in questo modo riuscite a capire dove arrivare con la sfumatura, ok? Né troppo alta né troppo bassa, nell'osso, vicino l'osso. Mi raccomando, non scendete perché altrimenti fate l'occhio calato. Quindi create, ecco, questa bellissima sfumatura. Adesso dobbiamo applicare un ombretto sulla palpebra che deve essere di una tonalità più intensa rispetto a quello che noi abbiamo messo nella piega. Io ho scelto Vogue, che è questo. È questo rosa, rosa con sfumature un pochino calde. Quindi lo andiamo ad applicare su tutta la palpebra. Quando lo andiamo ad applicare, chiaramente si andrà anche a fondere con l'altro di ombretto, perché chiaramente toccherà anche l'altro. Non vi preoccupate, sfumate bene, lo appoggiate. Questo bellissimo colore comincerà a prendere tonalità. Vado poi ad appoggiare questo colore leggermente più mattone, rossastro, sopra a quello che ho già messo, e questo è della palette di Pharmacy. Quindi lo appoggio un po' sul centro, questo bellissimo mattone, rosso mattone. Per dare, come vedete, anche uno stacco. Adesso con un pennello diagonale prendiamo questo colore più scuro, quindi questa è tutta la parte dell'occhio, del trucco dell'occhio, e lo dobbiamo applicare vicino alle ciglia. Quindi alziamo in questo modo l'occhio e andiamo a sistemarlo. Cercate di alzare l'occhio dal sopracciglio, non dalla palpebra, quindi fate questo perché l'occhio si tira e diventerà più semplice applicare questa parte più scura, che deve essere molto attaccata alle ciglia. Ecco, il trucco degli occhi si può dire che è fatto. Adesso un segreto: prendete un pochino di crema da giorno e andate ad applicarla in una spugnetta di questo tipo. Bagnate un pochino la spugnetta e andate a correggere la parte sottostante, perché a volte se ci sono delle polveri che scendono, la crema andrà a prendere il prodotto e quindi potete correggere benissimo senza problemi. Quindi così correggete la zona dove praticamente è caduto il prodotto, perché la crema lo prende, no? Si appiccica e quindi lo toglie. Il quarto punto è quello di andare a vedere il vostro make-up, che magari vi sembrerà anche tanto,
ma poi in realtà non è così. Quindi poi alla fine del trucco, quando poi andiamo a mettere tutto il resto, vi renderete conto che non è un mascherone e quindi non è un trucco esagerato, ok? Ma è un trucco giusto. Ma questo ve ne renderete conto soltanto alla fine, quando avete finito tutto, quando questi passaggi sono terminati. Da lì vi renderete conto della qualità del make-up e di quello che avete realizzato senza paura. Quindi non abbiate paura perché non diventa un trucco esagerato. Come vedete, è importante anche scegliere, come si dice, il colore, no? I colori, quindi la tavolozza colori. Io ho scelto una tavolozza che va dal rosa al marrone. Potevo scegliere anche un grigio, un verde, ma in realtà il risultato, dovete stare serene, non viene un mascherone se appunto dosato, no? La dosatura poi alla fine è sempre la stessa. Quindi questo quarto punto è quello di andare a studiare bene, di correggere come abbiamo fatto noi, quindi di andare a pulire il tutto e poi creare la base. Quindi non è importante adesso io farvi vedere come creo la base, casomai questa poi la faremo in un altro video. Andremo a mettere un primer perché chiaramente è utile, quindi metteremo una bella passata di primer luminoso, setoso, che va a levigare, che ci aiuta, no? A dare all'incarnato quell'aspetto levigato e uniforme, e in più il primer serve per fissare bene il trucco e mantenerlo. E poi andiamo a mettere appunto una base. Dopo aver applicato un velo di base, e vi dico subito che ho scelto una BB cream e ve la lascio in info box, quindi una cosa molto leggera ma comunque bella, vado ad applicare. Quindi il quinto passaggio è il correttore. Correttore scelgo questo di L'Oreal e quindi vado e lo applico. Vado e spingo prima verso il basso e poi verso l'alto il correttore. Adesso dobbiamo andare chiaramente a fissare, quindi applico il correttore e poi fissiamo il tutto con un pennello. Quindi prima le parti che possono essere un pochino più lucide e poi anche qui la cipria deve essere molto molto fina. Ecco, facciamo una leggera sfumatura sempre dopo aver fissato. Con il primo colore che abbiamo utilizzato. Il sesto passaggio è quello di bilanciare le sopracciglia con il trucco, perché è molto importante. Nello smoky dobbiamo fare in modo che le sopracciglia non siano trasparenti, ma si vedano un po'. Quindi mi raccomando, io adesso in questo caso le ho belle che si notano, vado solo a mettere un po' di gel, quindi le fisso, ma mi raccomando, il colore ci deve essere ben bilanciato
con il trucco, quindi si devono vedere, questo è il senso. Quindi scegliete o un bellissimo taupe o un marrone un pochino più scuro, quindi fate in modo che le vostre sopracciglia si vedano e andatele poi a fissare con un gel. Applichiamo un mascara. Il settimo ed ultimo punto è quello di bilanciare il blush con il rossetto. Come vedete, io l'ho già applicato. Questo è una combo che non vi dirò oggi, ma ve lo dirò al prossimo video. Quindi è una sorpresa, una nuova entrata che vi farò vedere e quindi vi sorprenderà. Nell'insieme adesso andiamo ad applicare il blush e scegliamo le nostre tonalità. Scelgo questo bellissimo blush di Kylie e lo vado anche a miscelare con la mia palettina di Pharmacy. Quindi vado prima a scegliere questo leggermente più scuro e quindi faccio questo. Applico un po' di illuminante in questa zona. E poi con un po' di blush più chiaro faccio questo. Vado un po' sopra all'illuminante. Look terminato. Come avete visto, nell'insieme, quel trucco che poteva sembrare pacchiano, poteva sembrare troppo, nell'insieme è arrivato qualcosa di molto molto bello, molto fine e elegante. Bene, io spero che questi consigli vi siano stati utili. Mi raccomando, seguiteli tutti passo passo. Vi lascio, vi mando un abbraccio e vi aspetto al prossimo video per le sorprese novità. Ciao!